Allora, prima di vedere le applicazioni concrete che potremo vedere dopo, alcune estremamente interessanti attraverso l'analisi del lavoro di alcune start-up, comincerei proprio invece dalla parte di ricerca. Questo è il blocchetto che noi abbiamo intitolato La ricerca di frontiera, e comincerei con il professor Bruno Siciliano, che è ordinario di automatica e robotica all'Università di Napoli, Federico II. Eccolo qua. Allora. Buongiorno a tutti. È sempre bello, quest'aula è, diciamo, è stimolante al È massimo. vero, è vero. Allora, quando si parla di frontiera, in questo caso, nel suo caso, diciamo, appunto considerato il padre della robotica italiana, ma anche, come è stato scritto da qualche parte, gliel'avevo detto prima, sul podio della robotica internazionale. Comunque, il passaggio dall'IA, diciamo così, tradizionale a quella fisica. Questa sarebbe la frontiera. Che significa però? Perché poi ogni volta che si parla di, come dire, embodiment di AI fisica e di robot, purtroppo la cosa che ci viene in mente è sempre, nel migliore dei casi, film di Spielberg, nel peggiore dei casi, Certo. scenari di distruzione dell'umanità, eccetera. Ecco, invece di cosa stiamo parlando esattamente? Appena, allora, buongiorno ancora a tutti. Appena ieri sera eravamo a un convegno su etica e intelligenza artificiale, e c'era Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Paglia, che è il presidente dell'Accademia Pontificia Pro Vita, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama L'algoritmo della vita. E mi ha molto sorpreso il fatto che diciamo, abbia tenuto a distinguere tra intelligenza artificiale di tipo cognitivo e intelligenza artificiale di tipo incarnata. Incarnata probabilmente è la migliore traduzione in italiano del concetto di embodiment. Certo, detto da Paglia, assumo. Esatto, detto da Paglia, ha detto noi abbiamo bisogno di maggiore carnalità. Perché? Perché se restiamo confinati alla spiritualità, sono proprio le sue parole, dell'intelligenza artificiale, non riusciamo a cogliere quegli aspetti che riguardano l'impatto di questa tecnologia sugli esseri umani. E questo, ecco, mi ha molto colpito, quindi ha stimolato poi un dibattito, diciamo, a seguire, che poi è proseguito a cena con lui, una persona squisita. A che punto siamo però in questa frontiera, a Sì, in questa proposito di frontiera, frontiere? dunque, io mi interesso di robotica, e la robotica viene definita come connessione intelligente, sono un po' didascalico, insomma, tra percezione e azione. Quindi noi troviamo gli stessi due ingredienti che poi caratterizzano l'intelligenza artificiale, diciamo, per come viene percepita, cioè l'intelligenza, la parte cognitiva e la parte percettiva, però poi c'è l'azione fisica. L'azione fisica deve fare un robot, una macchina intelligente. E nel momento in cui c'è l'azione fisica, l'uomo gioca un ruolo rilevante. Tant'è vero che 3 anni fa ho scritto un commento su Nature in cui ho caratterizzato come stiamo vivendo una sorta di transizione dalle tecnologie dell'informazione, o se preferite dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, alle tecnologie dell'interazione. Sulle tecnologie dell'interazione, Giorgio, Antonio e Carlo lo sanno bene, noi abbiamo un progetto dipartimentale, Dipartimento d'Eccellenza, perché? Perché nell'interazione l'uomo gioca un ruolo rilevante. Marzo scorso, OpenAI ha segnato un milestone importante, quindi Sam Altman, OpenAI, ha fatto la prima partnership con FigureAI, che è una delle N startup della Bay Area che stanno sviluppando robot umanoidi. Quindi un qualche cosa che non riguarda un contesto commerciale, un contesto di grosso uso, di grossa utenza. Perché questo è importante? Perché Zaremba, che è uno dei cofondatori di OpenAI, non più tardi di 3 anni fa, dichiarò che la sfida della cognizione era approcciabile, era affrontabile, ma la sfida della manipolazione, quindi della parte fisica, era troppo Sono difficile. bastati 3 anni Sono e già bastati sono 3 gigante. anni, per cui hanno fatto il primo esperimento di intelligenza artificiale generativa di tipo fisico. Per cui forse avete visto questo filmato che è girato, diciamo, sui social, sui media e così via, in cui un robot, senza avere alcun modello matematico della realtà fisica, riconosce un utente e gli passa una mela e poi mette i piatti, gli utensili nella lavastoviglie. L'abbiamo visto, abbiamo anche usato quello della mela e Questo è importante perché va a connotare uno scenario in cui, diciamo, non è solo un problema di utilizzare una grossa quantità di dati. Stiamo vivendo una transizione dall'Internet delle cose, dall'Internet of Things, all'Internet of Skills, dove la skills è un'abilità umana. Cioè, il robot che è nato per sostituire l'essere umano in lavori che possono essere o dispendiosi o pericolosi, per
Pensiamo per esempio al caso dell'ispezione e manutenzione delle infrastrutture civili, ponti, viadotti, eccetera. La tragedia del Ponte Morandi. Oppure, diciamo, impianti, diciamo, petroliferi, impianti chimici, dove c'è un rischio per l'operatore oppure dei costi di esercizio, di ispezione, diciamo, elevati. Questo è l'utilizzo tradizionale del robot, mentre invece la nuova frontiera della robotica riguarda una robotica di tipo assistivo, cioè un robot che possa essere utilizzato dall'essere umano in maniera coadiuvante. Lei faceva l'esempio prima parlando degli esoscheletri. Ecco, a mio avviso l'esoscheletro rappresenta probabilmente la tecnologia più promettente per diventare una tecnologia di tipo pervasivo. Perché? Perché l'esoscheletro che è nato, e anche qua c'è stata un'accelerazione pazzesca, perché? Perché l'esoscheletro è nato nei centri di ricerca per applicazioni fondamentalmente di tipo terapeutico. È nato per fornire abilità sensomotorie a persone, per esempio, colpite da ictus, che hanno qualche deficienza neurologica, che, diciamo, più che altro fisica. Perché? Perché, diciamo, l'attività neuronale non è supportata da un'attività fisica. Bene, nel breve volge di 10 anni siamo passati da strutture prototipali, dispendiose, pesanti e anche difficili da accettare della persona per la riabilitazione, ha una tecnologia che si può indossare. L'esoscheletro attualmente costa meno di 5.000 euro. Ci stiamo avvicinando ai costi di un iPhone. Costi di un iPhone, di un tablet. E perché l'esoscheletro è importante? Perché? Perché a questo punto può consentire a una persona normale di avere delle capacità sensomotorie estese, quindi una sorta di superuomo, una sorta di superumano. Per esempio può consentire a un facchino, a un trasportatore, di ridurre il rischio di disturbi muscoloscheletrici sulla colonna, assumendo... Pesi che carica, no? Esatto. Sì. Può consentire a un chirurgo di operare in una situazione ergonomicamente più rilassante, riducendo lo stress psicofisico. Può consentire a un operatore della protezione civile di fare un intervento in una zona difficile, dove è difficile per esempio avere dei robot mobili, oppure è difficile arrivare con un'ambulanza con una barella. Quindi è chiaro che può consentire a una persona che deve fare un lavoro manuale di svolgere una funzione, diciamo, quindi è il classico esempio di tecnologia coadiuvante che è, diciamo, a vantaggio, a beneficio dell'umanità. Questo è per tranquillizzarci, quindi via Spielberg, diciamo, sì. Quindi il futuro, per usare un termine coniato dagli americani, è figital. Il futuro è la possibilità di andare a remotizzare l'azione umana con una, diciamo, con un'autonomia condivisa. Cioè c'è il concetto di share control, di share autonomy. Che significa? Significa che l'utente può fare, durante l'emergenza pandemica, noi abbiamo fatto un salto in avanti, tutti quanti come società. Abbiamo imparato lo smart working. Però in realtà il physical smart working non c'è stato. Perché? Perché c'era l'impossibilità di andare a operare una macchina, un'attrezzatura medicale, una macchina nella manifattura, in maniera remota. Perché? Perché manca il concetto di internet tattile. Perché? Perché la rete, la comunicazione, è chiaro che siamo ora al 5G ed è in sperimentazione il 6G, non consente ancora di virtualizzare l'azione fisica. Ed è molto più complicato. Perché? Perché i dati vocali e i dati visuali sono dati oggettivi. Al di là della componente artistica di chi ha ripreso l'immagine, sono dati che sono caratterizzati da parametri assoluti. La sensazione tattile invece è molto più personale. Ok, quindi il prossimo passaggio è questo, cioè sì, l'internet tattile. L'internet tattile. Nel momento in cui svilupperemo l'internet tattile, e tra l'altro, diciamo, anche lo stesso, tornando all'esoscheletro, in qualche modo, che è un qualcosa che, certo, si indossa, si adatta, parlo di quelli passivi, perché poi ci sono anche quelli attivi che possono fare training, terapia, si adatta naturalmente all'utenza della singola persona. E questo anche in linea con la transizione da industria impresa 4.0 a impresa 5.0. La caratterizzazione dal 4 al 5, dalla quinta rivoluzione industriale o di società, è il fatto che invece di puntare a gruppi di utenza, è una tecnologia a misura della singola persona. Okay. Ci siamo tranquillizzati. Sì. Direi che possiamo ringraziare il professor Siciliano.